buonasera a tutti. Sì, ci troviamo qui a Villa Momis, dove ho vinto il mio primo titolo Miss Miluna Villa Momis, che era una selezione regionale. Poi per il passaggio alle prefinali nazionali sono passata con il titolo di Miss Cinema Veneto e adesso con orgoglio porto due titoli nazionali, che sono Miss Equilibra 2017 e Miss Italia Social Optima 2017. Stasera viene eletta Miss Equilibra Veneto, spero che sia una bellissima serata e mi sembra di tornare indietro nel tempo, quindi è una grandissima emozione. Sono proprio felice di essere qui. Buonasera amici di Villa Momis, buonasera ed eccole qua le 20 finaliste candidate al titolo regionale di Miss Equilibra Veneto. Facciamo un bel applauso per tutte loro, prontissime, si sono schierate e le attende una serata sicuramente ricca di emozione e della giusta tensione. Allora ragazzi, adesso è il momento, è il vostro momento, è da, state aspettando da tanto tempo e quindi inizio ufficialmente la finale regionale di Miss Equilibra Veneto, lei è la concorrente numero 1. We'll be right back.
regionale Miss Equilibra. Cosa significa? Significa che la ragazza che vincerà questa sera andrà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, della 79esima edizione di Miss Italia. Questo concorso che ci fa ormai compagnia da tanti tanti anni è diventato una grande tradizione e in qualche modo fa comunque parte della storia e del costume nazionale. Io vorrei fare anche un ringraziamento a Patrizia Mirigliani, vorrei un applauso anche per lei, perché con tanta tenacia, caparbietà e grinta continua a sostenere questo concorso e soprattutto a sostenere in maniera impeccabile queste nostre concorrenti. Ma andiamo avanti, vedo le ragazze già prontissime con il body ufficiale, ovviamente Equilibra, in onore degli amici che ci sono venuti a trovare questa sera, ai quali è dedicata la serata. Vedremo le ragazze a gruppi di quattro e quindi sfileranno una a una, così facciamo anche un qualcosa di diverso a livello coreografico. Bene, a questo punto iniziamo a chiamare le prime quattro concorrenti.
facciamo fare un'uscita, proprio una cosa coreografica per delle foto, per delle riprese, con quella confezione di prodotti che voi avete sul tavolo. E ripeto, poi per quanto riguarda Equilibra, ma anche Love Snatcher, lo potete trovare nello stand all'ingresso, dove possono dare anche delle informazioni. In Italia, perché ognuno deve dare una motivazione, io vado laggiù in fondo e vi passate voi il microfono. Vai, comincia tu. Buonasera a tutti, io partecipo a Miss Italia perché innanzitutto è da quando sono piccola che comunque ho questo sogno di essere su questo palco, e poi perché dal mio paese comunque ci sono un buon numero di ragazze che ci hanno provato prima di me e che comunque sono riuscite a raggiungere buone posizioni. Arrivederci. Buonasera a tutti. Io partecipo a Miss Italia perché credo che sia una grandissima opportunità per farmi conoscere da tutti e conoscere altre persone, e credo che sia una grandissima opportunità anche lavorativa e che possa, insomma, inserirmi anche nel mondo del lavoro e magari nel mondo televisivo. Buonasera a tutti, io ho iniziato a partecipare a Miss Italia un po' per gioco e ho deciso di continuare soprattutto per superare le mie insicurezze. Buonasera a tutti, partecipo a Miss Italia perché sfilare ormai è diventata una passione e mi piace soprattutto mettermi in gioco, e poter rappresentare l'Italia con questo concorso sarebbe veramente un sogno. Buonasera a tutti, io mi chiamo Federica e partecipo a questo concorso prima di tutto perché lo seguo sin da quando ero piccola con i miei genitori, e poi anche perché penso che sia il principale concorso che dà i valori più belli da trasmettere alle ragazze, ma a tutte le donne del mondo, sin da quando sono state introdotte le very normal size, ma anche ad esempio le mamme nel concorso. Grazie. Io partecipo a Miss Italia perché la passerella, ma in particolare questo concorso, credo riesca a tirare fuori una parte di me che nella vita, per diversi motivi, tra cui il lavoro e altre cose, tendo a nascondere abbastanza. Buonasera a tutti, io partecipo a questo concorso per soddisfazione personale e per inserirmi nel mondo del lavoro e della moda. Buonasera a tutti, io partecipo a Miss Italia perché voglio provare a fare nuove esperienze, provare a mettermi in gioco e sconfiggere quelle che possono essere le mie insicurezze. Buonasera a tutti, io sono Nicola, partecipo a Miss Italia perché, come hanno già detto alcune ragazze, è una bambina che lo seguo ed è sempre stato il mio sogno. Inoltre credo possa essere una buona opportunità per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Buonasera a tutti, io sono Chanel e per me Miss Italia è sempre stato un sogno nel cassetto, e quest'anno mi sono decisa a partecipare incoraggiata anche dalla mia famiglia, e poi sono sempre stata abbastanza attratta dal mondo dello spettacolo e credo che questo concorso sia il miglior trampolino di lancio. Buonasera a tutti, io partecipo a Miss Italia perché è un percorso ricco di emozioni e mi permette di vivere un piccolo sogno sfilando su questa passerella. Buonasera a tutti, io partecipo a Miss Italia perché è un sogno che ho fin da quando ero bambina, anche perché amo la passerella e perché mi aiuterà ad essere più forte e anche consapevole. Buonasera a tutti, sono Valentina e partecipare a Miss Italia per me è mettermi in gioco. E diciamo che Miss Italia è sempre stato un sogno fin da piccola, ed essere già qui dopo il percorso che ho fatto è stata una grande emozione. Buonasera a tutti, io mi chiamo Greta e partecipo a Miss Italia per fare una nuova esperienza, ma soprattutto per divertirmi.
Buonasera a tutti, sono Martina, partecipo a Miss Italia perché la trovo un'occasione per combattere la mia timidezza, per fare un'amicizia e spero un giorno possa darmi uno sbocco nel mondo della moda, visto che fin da piccola aiutavo mia mamma a essere d'acqua di diamante, quindi ho sempre avuto questa passione, diciamo. Buonasera a tutti, sono Patrizia, partecipo a Miss Italia perché come prima cosa è un sogno che ho fin da piccola, è una tradizione di famiglia e inoltre un modo per entrare nel mondo della moda. Buonasera a tutti, io mi chiamo Tarsila e partecipo a Miss Italia perché voglio essere ispirazione per altre donne e ragazze e far capire che noi siamo belle come siamo, scusa. Buonasera a tutti, sono Francesca, Miss Italia è sempre stato il mio sogno e penso sia un ottimo punto di partenza per il mio, per quanto riguarda il mio futuro, grazie. Buonasera a tutti, io sono Sofia e partecipo a Miss Italia per fare una nuova esperienza ma anche per mettermi alla prova. Buonasera a tutti, io sono Aurora e partecipo a Miss Italia perché vorrei realizzarmi nel settore della moda. Sono contentissima di partecipare a questo concorso perché ti offre un sacco di opportunità e ti regala emozioni incredibili. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. A me un amico invece mi ha chiesto, un amico giornalista, dopo una serata tu presenti Miss Italia perché dopo questo gioco? E io ho detto perché ho la fortuna tutte le sere di condividere un palco con ragazze così straordinarie, con tanto pubblico che ci segue, e perché avere alle spalle questo marchio, beh insomma ti senti di far parte di una storia importante, e questo è il bello per tutte voi ragazze. Poi noi siamo orgogliosi e lo dico sempre, è una battuta ma non lo è così tanto, abbiamo ragazze parlanti, ragazze che sanno presentarsi, ragazze che è giusto far vedere che sanno anche far qualcosa di più oltre che sfilare bene. Miss Italia dà delle opportunità della moda, però anche nella televisione. Avete visto i palinsesti televisivi, li stanno svelando in questi giorni tantissime ex Miss Italia, concorrenti, magari ragazze che non hanno vinto, che erano presenti alle fasi finali di Miss Italia, sono state notate e oggi davvero stanno ottenendo dei grandi successi. Questo è il bello di Miss Italia ed è per questo che Miss Italia fa davvero la differenza. Però Miss Italia ha un suo rito che si celebra in tutte le serate, che è quello della premiazione, ed è il momento sicuramente più importante e più emozionante per tutte le ragazze, per coloro che vincono ovviamente, ma anche per coloro che per una sera non sono riuscito a prendere quella che è la fascia che desideravano. Però ragazze, la cosa che vi posso dire è che guardate che avete tante altre opportunità, perché quello che io ho sentito dai giurati quando sono andato a trovare il tavolo è che sono rimasti veramente colpiti dalla vostra bellezza. E quindi ragazze, è un percorso lungo, però sapete che cosa è, solo una delle prime finali, perché poi ce ne saranno altre. Tra l'altro torneremo qui a Villa Momis con un'altra finale che è Miss Miluna Veneto, quindi altra azienda importante che arriverà qui, e poi ovviamente la finalissima di Miss Veneto a Jesolo in Piazza Aurora la sera del 20 agosto. Ah, Patrizia, posso approfittare di lei per un saluto per... tenga pure, perché insomma abbiamo la responsabile comunicazione di Equilibra che è arrivata oggi da Torino appositamente per venirci a trovare, e questo ci fa molto piacere. Ovviamente salutiamo la signora Maria col marito che l'anno scorso erano ospiti qui a cena e hanno assistito alla serata. Come è andata? Molto bene, l'anno scorso i colleghi di Equilibra hanno detto che era una stata bellissima e devo dire che avevano assolutamente ragione, e quindi ringrazio tutti quelli di la mamma per l'ospitalità e anche ai ragazzi per aver partecipato molto marco, in bocca al lupo, e ringrazio anche te Paola per essere sempre presente con noi. Grazie, grazie a voi. Al centro, perché adesso andiamo a premiare la terza classificata, farà un passo avanti e riceverà questo bel beauty di Love's Nature, ed ora siamo pronti per andare a conoscere chi è la ragazza che si aggiudicherà il titolo di Miss Equilibra Veneto, titolo che porterà la vincitrice alle tre finali nazionali di Miss Italia. Ma intanto io mi sposto sul lato del palco perché andremo a citare la terza e seconda classificata che sarà premiata con un beauty di Love's Nature. Terza classificata per questa finale Equilibra Veneto è la concorrente numero 4, Arianna Borgo di Sarcello. Dov'è Arianna? È lei! Andiamo quindi con
la seconda classificata. Arriverà sempre la signora Patrizia Bergese con Omaggio Love Network. Voi direte, ma come? La serata di Equilibra si dà un omaggio Love Network? Certo, perché Love Network fa parte della famiglia di Equilibra. Questi invece sono Equilibra, conoscete come prodotti naturali, integratori e cosmetici. Love Network è una linea di make-up tutto assolutamente naturale. Seconda classificata, questa sera la finale di Miss Equilibra Veneto è la concorrente numero Chanel Michelin di Oberto. Tutto bene, e a questo punto Paola, com'è andata? Molto emozionante, l'emozione l'hanno vissuta le ragazze, ma non è così che si respirava, insomma, anche tutto il pubblico, perché veramente sono ragazze bellissime. Io penso che l'ho visto proprio, come parlavo anche prima, io sono troppo felice di non essere una giurata, perché veramente è stata dura e si vede che la finale regionale. Grazie comunque a Villa Momis, ma è una tradizione che le finali regionali di Miss Italia in Veneto, insieme qui, sono fatte bene. Io voglio che questo palco sia tutto per la vincitrice. Vince il titolo di Miss Equilibra Veneto. Quindi viene ammessa direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. La concorrente numero... Non porta male, 13 Valentina Pomiglioni! Per tutte le altre grandi protagoniste di questa serata, Giulia la numero 1, Serena la numero 2, 3 Valentina, 4 Arianna, 5 Federica, la 6 Veronica, la 7 Seuni, la 8 Chiara, poi abbiamo visto Nicole con il numero 9, Chanel 10, 11 Elisa, 12 Urania, 13 Valentina la vincitrice, e poi Greco numero 14, Martina numero 15, 16 Patrizia, 17 Tarsila, 18 Francesca, 19 Sofia, 20 Aurora. Queste sono state le grandi protagoniste di questa finale regionale di Miss Equilibra Veneto qui a Villa Momis a Cavartere, e noi amici che siete a casa facciamo un in bocca al lupo a questa, come va? Dai, è bello, questo è il momento naturale, questo è il momento della serata. Ragazze, voi non mollate mai, non mollate mai, perché abbiamo ancora tante finali dove potremo incontrarci e sicuramente molte di voi si potranno togliere dalle belle soddisfazioni. Ma intanto Valentina si porta a casa questo titolo e da qui parti e vai alle prefinali nazionali di Italia. Ciao, ciao a tutti, grazie Villa Momis, ciao a voi che siete a casa, ci seguite con tanta attenzione e ricordate che Miss Italia fa la differenza. Ciao a tutte le amiche del Cielo Posto. Buonasera, ciao. Miss Equilibra Veneto, Miss Italia fa la differenza.